Blumare è un cantiere nuovo che abbiamo, diciamo, rilevato, un cantiere di famiglia che costruisce dal 69. Quindi ci siamo, diciamo, specializzati nella costruzione di gozzi che, come nuova tipologia, nuova generazione, quindi nelle linee d'acqua, nelle linee estetiche, quindi quello che era l'artigianalità del gozzo abbiamo cercato di riprodurla, ma con materiali innovativi, quindi nuove tecniche di costruzione, per cercare di dare il massimo a chi si avvicina a questo tipo di imbarcazione. E partecipare a una collettiva regionale secondo me è un segnale di un modo per riuscire a fare rete tra aziende. Ognuno di noi espone il proprio prodotto, il proprio modello e cerca di far bene in quello che fa nella propria azienda. Però essere tutti insieme oggi qui, grazie soprattutto alla Regione Calabria che è riuscita ad accogliere le nostre e a soddisfare le nostre richieste, oggi siamo qui a esporre i nostri prodotti, ognuno con il suo modello, con il suo stile, modo di lavorare, ecco, quindi un segnale secondo me importante. Noi abbiamo avuto degli ottimi risultati l'anno scorso a questa manifestazione. Abbiamo avuto un pubblico molto interessato che poi alla fine a noi come azienda, diciamo, ha dato dei frutti importanti, perché abbiamo chiuso degli ordini, delle commesse che ci hanno comunque permesso di distribuirle nell'arco dell'anno e quindi tenere avere una continuità nella lavorazione che per noi è di vitale importanza. All'estero, come paesi di punta, abbiamo Spagna e Francia. La nostra produzione, diciamo, che è prettamente artigianale, in quanto tutta la lavorazione viene effettuata a mano, con comunque dei controlli che sono all'avanguardia, e ogni singolo pezzo della nostra imbarcazione è costruito da falegnami. Noi siamo per rimanere nella nostra terra, per cercare di portare avanti la Calabria, perché è una terra che comunque lo merita, e non è troppo facile dire vado via, vado fuori, anche se gli inviti ci sono stati anche tanti, ma noi finché riusciremo vogliamo restare nella nostra terra.